omicidio o suicidio? Dopo 47 anni ancora una richiesta di istanza sulla fine di Luigi Tenco, il cantautore è morto per un colpo di pistola alla testa il 27 gennaio del 1967 in una stanza d'albergo a Sanremo durante il festival. Il giornalista Pasquale Ragone ha depositato alla Procura di Roma una richiesta di verifica dell'accertamento balistico, nonostante una sentenza di archiviazione del 2009 della Procura di Sanremo. Secondo il giornalista, supportato dalla consulenza di tre esperti, ci sarebbero alcune incongruenze rilevate nel fascicolo giudiziario.